fatevi ingannare dal giallo di sfondo. In realtà il salone del libro si tinge di dark e di mistero. Massimo Polidoro, cofondatore del CICAP, ci conduce in un viaggio del mistero, tentando di cercare anche le motivazioni scientifiche. Con lui Andrea Ferrero, che ci parla di streghe, e Luigi Garlaschelli, che ci parla di zombie. Questo è il primo di un paio di incontri con il CICAP, Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sul Paranormale, un'associazione che è nata ormai più di 20 anni fa da un'idea di Piero Angela. Ci occupiamo di misteri, di paranormale, di cose insolite in realtà. Gli argomenti di cui ci occupiamo sono tanti, dai fantasmi agli UFO, dai misteri della preistoria, all'archeologia misteriosa, alle medicine alternative, all'astrologia, insomma, qualunque cosa vi venga in mente, un po' al confine, noi siamo interessati, siamo curiosi. Garlaschelli, da chimico, si è occupato degli zombie, e in particolare voi sapete che c'è questa leggenda della polverina che trasformerebbe in zombie, poi ce la racconterà lui, mentre Andrea si è occupato di un qualcosa che non ha niente a che fare con l'ingegneria, ma è una passione che lui segue da tanto tempo, che riguarda le streghe. Quindi qui i mostri però non sono le streghe, non sono le persone condannate di stregoneria, bruciate a rogo, torturate, eccetera. I mostri sono quelli ovviamente che alla fine forse condannavano delle persone senza nessuna base e facevano fare una fine terribile. La storia di zombie è una delle tante che trovate in questo libro. Nella filmografia recente, no, sono tutt'altro da quelli che erano all'origine nelle leggende di zombie, perché gli zombie nascono ad Haiti, dove si crede che esistano degli stregoni del culto voodoo che con la somministrazione di opportune sostanze o polvere riescano a indurre nelle persone una specie di morte apparente o di catalessi. Queste persone vengono poi sepolte, gli stregoni ne recuperano il corpo, ne recupererebbero il corpo, tutto al condizionale, e poi lo ridurrebbero in uno stato di semi-incoscienza con la somministrazione di droghe, e li utilizzerebbero poi come schiavi nelle loro piantagioni. Immaginate questa scena: un cacciatore di notte in un bosco sta cercando della selvaggina, quando all'improvviso spunta dagli alberi un lupo gigantesco, spaventoso. Questo lupo gli salta addosso, cerca di ucciderlo, e il cacciatore sta per soccombere, quando riesce a stare il coltello riesce a amputare di netto una zampa anteriore del lupo. Il lupo scappa via ululando, e il cacciatore, ancora spaventato per aver rischiato la morte, raccoglie la zampa e la mette nella sacca per conservarla come un trofeo, per mostrarla agli amici. Più tardi estrae la zampa dalla sacca e scopre che non è più la zampa di un lupo, è una mano di una donna con un anello al dito. Riconosce l'anello, è quello della moglie. La moglie in realtà non era una persona normale, era una strega. Si era trasformata in un lupo per andare a un sabba, cioè a un incontro con delle altre streghe, per adorare il diavolo, e per una sfortunata combinazione aveva incontrato il marito sulla strada. Questa leggenda ha attraversato nei secoli l'intera Europa, dalla Scandinavia alla Spagna, dall'Italia alla Russia, perfino alla Siberia. Ma è una vicenda che si trova in forme sempre riconoscibili dappertutto e che testimonia uno dei caratteri più mostruosi che venivano attribuiti alle streghe, e cioè la metamorfosi, la capacità di assumere le sembianze di un altro essere vivente, come appunto un animale. Il venerdì 17 di ogni anno facciamo la giornata anti-superstizione, perché noi pensiamo che essere superstiziosi porti male. È meglio non crederci, perché se uno si crede si convince al punto tale da farsi andare male le cose. Quindi noi cosa facciamo? Questi incontri, che facciamo un po' in tutta Italia e quindi anche a Torino, invitiamo le persone a passare sotto una scala, rompere uno specchio, buttare sale per terra, il gatto nero questa volta mi sa che non ce l'abbiamo, per farci attraversare la strada, e così via, tutta una serie di rituali, meccanismi che secondo la tradizione porterebbero male, e noi li concentriamo tutti quanti proprio per far vedere che alla fine è una questione di autoconvinzione, di suggestione.